Negli Stati Uniti la violenza razziale periodicamente riesplode. Il 4 aprile Martin Luther King, leader negro integrazionista, premio Nobel per la pace, è a Memphis per una manifestazione. Viene assassinato dopo aver pronunciato un celebre sermone. We've got some difficult days ahead. Ci aspettiamo dei problemi assai difficili da affrontare. Ma adesso non è questo il problema che mi interessa, perché io sono stato sulla cima della montagna. Sono stato sulla cima della montagna e voglio che voi conosciate la notte in cui noi saremo la gente che raggiungerà la terra promessa. E così sono contento e non mi preoccupo di niente, perché i miei occhi hanno visto la gloria del Signore. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Signore e signori, per piacere, attenzione. Alle 7:10 di questa sera Martin Luther King è stato ferito con un colpo di arma da fuoco. Era giorno di festa e doveva essere una felice occasione per la comunità negra del Mississippi. Invece, Martin Luther King è morto 20 minuti fa. Dopo l'annuncio della morte, la commemorazione del presidente Johnson e del senatore Robert Kennedy. Every citizen to reject the blind violence. Invito ogni cittadino a respingere la cieca violenza che ha ucciso Luther King. Spero che tutti gli americani questa notte ripenseranno nel profondo dei loro cuori a questo tragicissimo incidente finale. This most tragic incident. For those of you who are black and are tempted to be filled with hatred and. A coloro tra voi che sono neri e che vorrebbero comportarsi con odio e sfiducia contro gli uomini bianchi per ciò che è successo, dico che anch'io nel mio cuore ho gli stessi sentimenti. Ricordo quando mio fratello fu ucciso e anche lui fu assassinato da mano bianca. I had a member of my family killed, but he was killed by a white man. Io sogno che un giorno sulle rosse colline della Georgia i figli degli ex schiavi e i figli degli ex schiavisti siano in grado di prendere posto insieme alla mensa della fratellanza. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Io sogno che i miei quattro bambini possano un giorno vivere in una nazione dove essi non debbano essere giudicati soltanto dal colore della loro pelle. I have a dream today. Another man done gone. Another man done gone. Another man done gone from the county jail. Another man done gone. Nel frattempo in Italia scendono in piazza anche gli studenti medi con delle loro rivendicazioni specifiche. Nuovi metodi di insegnamento, nuovi programmi, scuola non selettiva. Il Parini e il Verché a Milano sono i primi due licei ad essere occupati. Poi, via via, le occupazioni si estendono a molti altri licei in varie città. Le scuole devono essere nostre e devono essere servire per discutere insieme, come hanno fatto al Parini a Milano. Discutere insieme significa affrontare quei problemi che la scuola sistematicamente ci impedisce di affrontare. Le nostre rivendicazioni sono in ultima analisi le stesse. Cultura, cioè approfondimento critico della nostra posizione nella e contro o in dialettica con la società, per tutti senza discriminazioni economiche o di capacità o di merito. Bisogna chiarire che la cultura non ci viene data, la cultura fa paura ed è per questo che la cultura non ci viene data. Nessun è
Avvicinandosi la scadenza degli esami, il movimento studentesco rientra nelle università e avanza una serie di rivendicazioni che si condensano nel famoso documento dei quattro punti. Il dibattito è acceso e il rapporto con i docenti si fa sempre più incandescente. L'esame oggi è un momento esemplare dell'autoritarismo del professore. Il suo meccanismo è tale da porre lo studente nella condizione di oggetto dell'arbitrio del professore e non di soggetto della propria formazione culturale. Per questo il movimento studentesco ha posto quattro condizioni al corpo docente in vista del superamento della subordinazione dello studente nel corso dell'esame. 1. Sessione continuata degli esami. La sessione continuata degli esami tende a eliminare una delle caratteristiche dell'autoritarismo, l'imposizione di mitiche scadenze alla formazione degli studenti. 2. Firma del verbale dopo l'interrogazione. La firma preventiva del verbale equivale alla schedatura poliziesca. 3. Ampliamento della discussione ad argomenti affini alla materia d'esame. 4. Discussione pubblica del voto con il candidato e i presenti all'esame. Noi abbiamo un sacco di offerte da professori progressisti, però abbiamo visto ondeggiarli a destra e a manca in continuazione. Quindi la questione è questa: o loro sono con Dava, o con loro sono con noi. Non c'è nessuna possibilità di stare in mezzo e di fare il doppio gioco. Certi professori che hanno svelato la loro faccia, dico, come Colletti ad esempio, no? Quando lui ci diceva, dico, non posso considerare l'interrogazione sull'occupazione come momento decisionale rispetto al voto, dico, ecco, dico, questo è un punto che noi dobbiamo ribadire essere errato e che invece chiediamo questo. Ecco la registrazione di un dialogo tra professore e studenti che rende bene il clima di quei giorni. Siamo a Roma, nella facoltà di lettere appena occupata. Vediamo di intenderci, perché qui ci sono dei ragazzi che erano convocati per oggi, sì, che sono venuti apposta per sostenere l'esame oggi. Vero. Questi qui che cosa fanno? Vengono sabato, perché noi facciamo l'occupazione fino a domani sera. Però quelli che vengono da fuori. C'è qualcuno fuori sede più in mezzo? C'è qualcuno fuori sede. Ecco, allora noi ci permettiamo. Fuori un momento, voi non permettete niente. Noi ci mettiamo d'accordo su questo fatto, certo, perché voi non siete ancora i padroni, quindi non permettete niente. Io non sono padrone, come non è padrone nessuno qui, certo, però la parola per me non la... Senta, scusi, noi stiamo facendo un'occupazione, il cancello è già chiuso, per non danneggiare i colleghi che già stanno sostenendo gli esami, permettiamo, perché c'è un'occupazione in corso e quindi gli studenti hanno preso possesso della facoltà. Voi potete dire che volete occupare la facoltà, certo, ma non ne prendete possesso, sì, perché se lei mi dice che ne prende possesso, una presa di possesso implica una cosa che mi riguarda molto da vicino e molto delicata, che è questa: io sono consegnatario responsabile dei beni che sono qui. Se qualcuno prende possesso, allora in seguito a inventario mi firmo per parte, perché non voglio essere domani, certo, chiamato alla Corte dei Conti con un procedimento se manca un oggetto, vabbè, e devo pagare io di tasca. Faccio l'inventario e poi il movimento studentesco farà la fine. Allora mi prepari lei un verbale. No, l'inventario lo fa lei, così che poi faccio anch'io l'inventario. Se il vento